chiamato in causa dallo stesso Musumeci quando diceva ci sono anche dei sindaci di centro-sinistra che segnalano come la situazione sia oramai invivibile in Sicilia. Crede che si riferiva a lei? Qual è la situazione che sta vivendo la sua città che ospita uno degli hotspot più importanti dell'isola? Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Il Presidente della Regione non si rivolgeva a me, forse a qualche altro sindaco. Io da amministratore locale ho sempre più la sensazione che il divario tra classe politica e territori aumenta sempre di più. E non mi riferisco soltanto ai politici romani, ma anche ai politici regionali, perché guardi, c'è un centralismo nazionale che fa i suoi errori, ma c'è un centralismo regionale che è peggiore del centralismo di Roma. Io il presidente Musumeci non l'ho visto nei territori di frontiera a Pozzallo, è venuto forse una volta e non abbiamo nessun tipo di interlocuzione noi sindaco, con Musumeci. Ho da fare una domanda perché subito dopo l'emissione dell'ordinanza, che poi è stata bocciata dal TAR, Musumeci ha salutato attraverso i suoi social con favore il fatto che un risultato quell'ordinanza l'aveva ottenuto, cioè lo svuotamento in tempi rapidi dell'hotspot di Pozzallo. Quindi qualcosa ha fatto quell'ordinanza? No, assolutamente nulla. È un'ordinanza propagandistica, un'ordinanza spot. Sono stati trasferiti i positivi al Covid e sono tutti trasferimenti e operazioni che avvengono normalmente. E quell'ordinanza non serviva a nulla. Chi vi parla? Siccome si trova nel paese più a sud dell'Italia, se togliamo Lampedusa, ha sempre più la sensazione di essere un po' lasciato solo, eccetto il Ministero degli Interni con cui noi abbiamo delle buone interlocuzioni. Quindi quell'ordinanza è stato purtroppo, e mi scuso ancora se mi prolungo, è stata solo un'ordinanza spot perché non è la soluzione il problema. Chi vive nei territori in periferia ha la necessità, sindaco, di avere soluzione ai problemi, non polemiche politiche. Le posso fare soluzioni, sindaco? Arrivo tra poco da lei, Borgonovo. Ho un'ultima domanda per il sindaco, al quale poi chiedo di restare. Ma da amministratore che ha anche contatto con quotidiano con i suoi cittadini, lei vede un nesso tra la presenza di migranti nei centri di accoglienza ma anche fuori e il pericolo di contagiarsi del Covid? Guardi, il pericolo non sono i migranti, perché il miglior modo per affrontare la questione del Covid, io sono anche un medico, il miglior modo è quello della quarantena. Quindi se c'è una quarantena rigida non c'è nessun tipo di problema. A me preoccupano altre cose su cui ci sono stati dei ritardi. Pozzallo è il maggior porto di collegamento con Malta e per parecchie settimane, nonostante i miei gridi di allarme, questo problema è stato colpevolmente sottovalutato. E tutto questo non è assolutamente possibile. Per quanto riguarda, se mi consente, prego. Per quanto riguarda, sentivo in studio qualcuno che mi diceva quali sono le soluzioni, la soluzione. Io l'ho indicata anche qual è la soluzione. Il Presidente della Regione Sicilia, con rango di ministro, può chiedere e partecipare a un Consiglio dei Ministri per affrontare i problemi della Regione ed ha potere di voto deliberativo. Perché non l'ha fatto? Perché ha fatto Francesco questa ordinanza? Borgonovo, perché che non partita i territori ad affrontare questo tipo di problemi? Che partita